Praticamente ha partecipato ai più importanti show americani, ha vinto moltissime gare internazionali, lo vedete molto tranquillo, molto sicuro di sé, vi annuncerà il colpo che sta per fare e probabilmente vedrete delle cose che non ritereste mai possibili, soprattutto con una stecca e alcune palle in questo momento sul tavolo verde. What we are gonna watch? Well, I'm going to try to make a variety of shots tonight. Farò una serie di tiri questa sera. I'm going to do about five or six or seven different trick shots. Circa 5 o 6 tiri diversi. Ecco, poi 45 palle in un unico tiro più in là nel programma. Bene, vediamo l'opera Gene Catron. Please. See, the first thing you have to learn how to do when you're playing pocket billiards. Quando si gioca a biliardo bisogna imparare a ammassare, a mettere insieme le palle. Ecco, cercherò di, appunto, di raggruppare le palle insieme. Normalmente ci vogliono tre tentativi, io cercherò di farcelo in un unico tentativo. Ecco, è così che si dovrebbe fare normalmente. I'm gonna do something a little different this time. Adesso qualcosa di un po' diverso. I'm gonna try to make two balls, but I'm gonna stack one on top of the other one. Ecco, due palle una sopra l'altra. I'm gonna try to make both of these balls in the side pocket over here. Ecco, cercherò di far entrare entrambe queste palle nella buca laterale. One shot. Con un unico colpo. Oops, the rack got me. No, ecco. Take one more try. No, sono dovevo. No, credo che soltanto tenere due palle in questo modo sia già molto difficile per molti di noi. There we go. Bravo. Ecco. Now I'm going to try to make four balls in one shot. Adesso quattro palle in un unico tiro. The shot looks a little difficult, but actually it's really a pretty sembra easy shot. Difficile, ma in realtà non lo è. See, I'm going to cheat a little bit. I'm going to use the imbrò un po', userò questo triangolo. Try to make these three balls over here and come back and make this ball. Torneranno indietro e metteranno in buca questa quarta. Bravo. Ecco, possiamo chiedere alla telecamera dall'alto di. Ecco bene, noi infatti intravista. Okay, I'm going to try to make three balls in one shot. Adesso tre palle in un unico tiro. Una qui, un'altra qui. Gene Catron è soprannominato il guanto d'oro, The Mighty Glove, il grande guanto, il guanto potente, la presa che non ha uguali, la presa dell'impossibile, perché durante le sue esibizioni indossa sempre un guanto. Ci vogliono naturalmente grandi riflessi e una grandissima conoscenza delle sponde, delle leggi fisiche che portano una palla a rimbalzare su un lato o su un angolo. Si è guadagnato da vivere nelle sale da biliardo, nei bar da ragazzo, quando, come nei film, si puntava sui giocatori più bravi. E poi ha trasformato questa sua abilità in quella di intrattenitore artista. Ha partecipato infatti a That's Incredible, PM Magazine, Night Talk, e ha lavorato praticamente in tutti gli spot pubblicitari che hanno fatto vedere un grande campione di biliardo all'opera. Vediamo adesso questo numero che prevede tre palle, ecco, affacciate su tre buche diverse, di entrare contemporaneamente. Userò tre palle. Each cue ball should knock in ognuna one di ball. Queste metterà in buca una palla, quella gialla, quella verde e quella viola.
Incredibile. That's good. Lo vediamo adesso in replay. Let's watch. Okay. Ecco. This time we're going to try to make four balls. Questa volta quattro palle con un unico tiro. Soltanto chi conosce il tavolo verde, questo campo verde del biliardo, si può rendere conto della difficoltà di annunciare questi colpi e poi di eseguirli da artista come li esegue Gene Catron. This time I'm going to try to make two balls in each side. Ecco, questa volta due palle da questo lato e due palle da quest'altro lato. Lo vediamo ancora in replay, adesso lo vediamo insieme, eccolo. What's next? E che now cosa vediamo adesso? Adesso qualcosa di più difficile. This is a little more difficult because you have to control the cue ball and do something with the cue ball. Perché la palla bianca deve essere controllata in modo particolare. I'm going to try to make one, two, three. Ecco, uno, due, tre. Draw the cue ball back to make another ball down here. Ecco, userò queste palle bianche per mettere in buca una palla che piazzerò qui. This is called a draw stroke. Chiamata in americano draw stroke. Lo vedete, a pretty good player to be able to draw the ball like this. Ecco, bisogna essere molto bravi. Ecco, vedete il guanto di Gene Catron, che poi gli è valso il nomignolo. Bravo. How many hours do you train every day? Quante ore si allena al giorno? Adesso vediamo il tiro in... Ma cerco di giocare 4 ore al giorno, in particolare se si vuole partecipare ai tornei. Ecco, vediamo adesso il replay di questo tiro che prevedeva appunto l'entrata in buca di 4. Quattro biglie, eccole. Ecco il tiro. Adesso 6 palle con un unico tiro. Just wait a second, we are watching the replay. E adesso sempre più difficile. You must have a lot of good billiard players in Italy. Ci devono essere molti bravi giocatori di biliardo in Italia. Because these pockets are smaller than the pockets we have. Perché queste buche sono più piccole delle buche che usiamo in America. Ricorderemo l'oscuro, che è stato protagonista anche di un film, Francesco Nuti, è un film di grande successo che raccontava proprio la storia di un grande campione italiano di carambola. Ok, I'm gonna try to make one ball in each pocket on the table. Una palla in ogni buca. I'm gonna do this shot. And later on in this program I'm going to try to make about 40 balls in one shot. Cercherò di piazzare 4 o 5 palle, 40 o 50 palle tutte insieme. Make sure we're right here. Ecco, cerco di verificare il tutto, sì, tutto a posto. One ball in each pocket. Una palla in ogni buca, dicevo. È incredibile. Bravo. That's great. Vediamolo insieme, vediamo questa ripetizione, vediamo questo replay. That's an incredible shot. Vediamo insieme la ripetizione se è possibile. Is this really difficult? Yeah. Ecco, vediamolo insieme.
Sono sei palle che raggiungono contemporaneamente sei target, sei obiettivi e consentono in qualche modo alle palle di entrare in buca regolarmente. Qual è la dote principale di un grande giocatore di biliardo? Io ho cominciato a giocare a 8 anni, ho giocato moltissimo, tutta la mia vita praticamente ho giocato, ci vuole molta pratica, bisogna amare il gioco, bisogna amarlo veramente. Io penso che c'è anche una certa abilità naturale, però tutti possono imparare a giocare bene. I campioni si allenano molto di più naturalmente, ecco perché sono così bravi. Bene, chiederei alla regia di mandare se possibile una registrazione ancora dell'ultimo tiro che ha fatto Gene Catron. Annunciamo che più tardi nel corso del programma farà qualcosa veramente da Guinness dei primati, qualcosa che non avete mai visto in nessuna televisione, lo farà dal vivo come tutto quello che noi prepariamo con amore ogni sabato per voi. Ecco, vedrete un numero veramente da ricordare, dovete anche tenere presente che questa esibizione è fatta in condizioni molto molto particolari. Il biliardo è in bolla, come si dice in gergo, ma spesso non è nelle condizioni migliori per consentire la migliore esecuzione di un esercizio. Gene Catron, see you later. Bene. Ok, see you later, stay with us. Bene, è il momento di voltare pagina, parleremo adesso di altre grandissime abilità che possono essere messe in mostra dal nostro organo. Cosa succederà? Side pocket over here. Ecco, ci sono questa palla che farà scattare una reazione a catena. Ecco, speriamo di far andare in buca tutte le palle, tranne le due palle bianche. Ecco, quando queste due palle andranno in buca, una passerà al tavolo accanto, inizierà a far cadere le tessere del domino. Ecco, le ultime due palle a entrare saranno arancioni, qui nell'angolo. Bene. Assistiamo dunque a questa reazione a catena, incredibile, in diretta alla ricerca dell'arca. Vediamo un grande maestro della stecca. Vorrei ringraziarla per avermi invitato qui in Italia. Lo spettacolo è veramente magnifico. Grazie mille, grazie mille. Allora, seguiamo. Attenzione. Trattenete il fiato. Bravissimo, se tutto il pubblico può venire da questa parte, vi salutiamo davanti a questo incredibile tappeto verde dove abbiamo visto questo numero. Ci diamo appuntamento per sabato prossimo 20:30 su Rai 3 con Alla ricerca dell'arca e Sting che sarà ospite in esclusiva con noi. Bene, ci vediamo sabato prossimo, grazie a tutti per averci seguito finora e alla ricerca dell'arca, tutti insieme. Arrivederci. Very good. Thank you.